Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché questa è ufficialmente l'ultima parte di questo crossover a tema Final Fantasy IX che oggi giunge al suo epilogo con l'ultimo banner e le ultime offerte del Black Friday che comunque adesso andremo a vedere insieme e ovviamente andremo anche a commentare. Iniziamo subito con per l'appunto la nuova aggiunta, che questo comunque l'abbiamo già trattata in parte ieri, dove praticamente abbiamo la nuova X2 che praticamente è stata aggiunta all'evento Resonant Waltz, dove praticamente avremo anche la Black Waltz Ruin 6, dove sarà per l'appunto uno stage in cui i Cactuar saranno garantiti all'apparizione, quindi sarà molto più facile farmare, quindi si potrà appunto efficientemente potenziare i propri personaggi nel mentre si possono collezionare i nostri oggetti scambiabili. Successivamente, completando la X numero 2, si otterrà un titolo esclusivo e in aggiunta sono stati aggiunti come materiali da farmare le Aquamarine Exchange numero 2, che al loro interno possiedono ricompense da poter scambiare, come addirittura un ticket 5 stelle garantita, così come vi dissi ieri, e ovviamente anche memory voucher che ci serviranno successivamente per scambiare le memorie in questo caso del personaggio o dei personaggi interessati. In aggiunta, nella missione Black Waltz Ruin 6 i Cactuar non scapperanno, quindi saranno praticamente garantiti e non scapperanno, quindi un metodo molto facile per farmare velocemente, dato che l'evento appunto non dico che sia agli sgoccioli, ma comunque sia non c'è più così tanto tempo. Ecco le ricompense di cui parlavamo prima, quindi memorie per quanto riguarda il personaggio di Sephiroth, il ticket 5 stelle che adesso andremo a vedere un po' com'è combinata la situazione, e gli memory voucher che si potranno scambiare per le memorie. Anche per Sephiroth varrà lo stesso discorso di skin più arma in overboost per incrementare le possibilità di poter farmare piume nere e acquamarine all'interno del, o acquamarine peridoti ovviamente all'interno dell'evento. Infatti, come potete vedere, le acquamarine e le piume nere avranno un incremento in base ovviamente alla skin e tutto il resto. L'overboost ovviamente darà un bonus che potrà essere cumulativo fino al 200%, quindi questa è la stessa identica cosa che c'è anche negli altri eventi. Nuovo banner con Kuja e la, diciamo, con Sephiroth vestito da Kuja e l'arma che è un'ottima arma, ragazzi, cioè potenza mid che va in high. È vero che nessuno probabilmente andrà a potenza high, però comunque sia è una base mid con debuff AOE di attacco magico, attacco fisico, è veramente tanta roba. C'è poco da fare, è veramente tanta roba. Poi successivamente Black Friday, anche qua si festeggia il Black Friday, infatti come potete vedere è stato aggiunto un banner dove sarà possibile trovare almeno un'arma 5 stelle garantita dal prezzo di 1500 gemme rosse, un banner che potrà essere pullato per ben 3 volte, quindi vuol dire che per un totale di 4500 gemme avete comunque già 3 armi garantite 5 stelle. Questo è il banner appunto in questione, quindi per 3 volte almeno un'arma 5 stelle sarà garantita, compresa come potete vedere anche quelle nuove, quindi questo è un banner incredibile ed è per questo che io già ho preso le mie gemmozze rosse, proprio perché pulleremo in live. E a proposito, ci tengo a dirvi che per le 10, quindi tra un'oretta circa, io sarò in live, dato che posso stare in live, e pulleremo, faremo delle coop, staremo insieme fino a pranzo e poi decideremo se questa sera ritornare nuovamente su Ever Crisis e continuare a farmare l'evento, oppure se fare qualcos'altro. Quindi se ci siete mi fa piacere se ci raggiungete su Twitch,
per stare in compagnia, per pullare, per fare tutto quello che c'è da fare e basta. E successivamente abbiamo anche dei pacchetti di gemme che saranno d'acquisto singolo, limitati durante il periodo del Black Friday, dove appunto abbiamo il pacchetto da 500 gemme rosse che ci danno un'arma 5 stelle garantite, memory voucher e ovviamente i pezzi per potenziare i personaggi. L'altro pacchetto che costa 3000 gemme rosse, che è un altro ticket 5 stelle. E questi praticamente li ho presi tutti, quindi già vi potete fare il calcolo, dove si otterrà appunto un voucher di arma 5 stelle a scelta, quindi dallo shop sarò in grado di poter scegliere un'arma qualsiasi 5 stelle che più mi aggrada. Poi il Black Friday con un altro pacchetto da 1200 gemme con un vestito da poter scambiare tramite il ticket, un altro pacchetto con 3200 gemme rosse più un altro ticket arma 5 stelle, un altro pacchetto con 6200 gemme e un'altra 5 stelle garantita, quindi altro ticket, anzi due ticket arma 5 stelle garantita. E poi vabbè, questi qui sono quelli che ovviamente non ho preso, che sono tutti i pacchetti da 10.000 erotti gemme o da 8.000 erotti gemme, che possiedono praticamente i ticket con arma specifica per il personaggio in evidenza, più le weapon part, che ovviamente sono sempre collegate al personaggio in evidenza. Successivamente abbiamo il banner di Sephiroth. Banner di Sephiroth, che è diciamo l'ultima introduzione all'interno del gioco. La wishlist, come anche in questo caso, come il banner di Eris, è tutta portata all'1%. E l'arma è quella che abbiamo visto ieri. È quella che abbiamo visto ieri, ma ragazzi, il fatto è che è una potency in mid che va high. Quindi di base e mid è portata almeno ad overboost 6, quindi con una stella rosa va a max high, mentre invece overboost 10 va direttamente high. Quindi riduzione di attacco fisico e magico di base è tantissima roba, è un'arma veramente incredibile. È un'arma veramente incredibile. Qui vabbè, abbiamo ovviamente lo sfondo di Guja qualora dovessimo portare l'arma almeno a 2 overboost, i pacchetti che ci consentiranno comunque di incrementare la rarità della nostra arma a 5000 gemme ciascuno, ma sinceramente questa roba non mi interessa. E andiamo a vedere invece l'evento come è combinato. Quindi andiamo a vedere quest'ultima parte di evento adesso aggiunta, dove appunto abbiamo le nuove acquamarine 2, che sono praticamente le stesse, quindi con le stesse acquamarine. Questa è una cosa ottima. Perché è una cosa ottima? Perché io posso farmare lo stage di Sephiroth e nel frattempo recuperare tutto quello che non sono riuscito a prendere qui, che ancora devo prendere, quindi devo necessariamente farmare, ed è ottima questa cosa. Ti permette di essere molto veloce. Ci sono le memorie di Barrett, la memoria di Eris, le memorie di Sephiroth. Anche qua ci sono materiali per i power up. Mamma mia. Ecco, qui adesso la situazione diventa molto più interessante. Qui adesso farmare diventa molto più interessante, anche perché io ovviamente farmerò successivamente con il costume di Sephiroth, quindi diventerà molto più facile, perché io comunque sul banner di Sephiroth mi fermerò al costume, non andrò oltre, quindi almeno un minimo di farming possiamo decisamente farlo, quindi veramente ottima questa cosa. Va bene, molto muy bueno, direi muy bueno. Io niente, a questo punto vi rinnovo l'appuntamento tra un'oretta circa sul canale Viola, quindi sul canale Twitch. Pulliamo, chiacchieriamo, farmiamo, facciamo tutto quello che c'è da fare fino più o meno, ripeto, ad ora di pranzo, e poi decideremo con calma, magari su Discord, così un po' tutti in generale, decideremo che cosa fare poi magari la sera, e vedere se effettivamente continuare a martellare il ferro finché è caldo, oppure dare un po' di tregua e variare un pochettino la produzione del canale.
Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile, vi aspetto tra pochissimo e noi, niente, ci becchiamo come sempre al prossimo appuntamento. Bye bye!